Ci pensate voi? Salve a tutti, ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video su The Division 2. Oggi volevo portare sul canale una build da PVE del tecnico per farmare in facilità tutte le missioni in eroico. avamposti in eroico, missioni leggendarie, summit a leggendaria. Senza tanto sforzo. Andiamo a vedere subito la specializzazione. Che è questa del tecnico che ci dà il più 10% di danni abilità con la CPU con overclock. E quest'altro talento che è smantellamento che incrementa del 12% danni a droni eh, o oggetti e abilità robotici degli avversari, dei mob avversari. Andiamo a vedere subito come si è composta la build. Utilizzo il condensatore come arma principale, soprattutto per il suo talento che è la capacitanza che sparando ad un nemico ottengo un bonus accumulabile fino a 40 volte, che aumenta i danni e abilità di 1,5% per ogni eh, unità di bonus accumulata quindi inoltre per ogni fascia abilità aumenta i danni del 7,5% e poi c'è il fucile nominale armonia con perfettamente sincronizzato un talento molto utile soprattutto anche in, in build da, da dps come funziona? che colpendo un nemico ottengo un 20% di danni di abilità per 5 secondi utilizzando un'abilità quindi facendola, utilizzandolo, o arrecando danni a un nemico con un'abilità otteniamo i danni arma del 20% per 5 secondi L'incremento dei danni raddoppia se entrambi i bonus sono attivi, quindi arriveremo a un 40% di danni abilità e danni armi. Come è composto il set? Tre pezzi dell'Empress International girati su danni abilità e rapidità abilità. I tre bonus dell'Empress International sono salute abilità, danni abilità ed efficienza abilità. L efficienza abilità comprende tutti i bonus che ci danno. Eh, il reset dell'abilità quindi salute abilità, danni abilità, abilità rapidità. Eh, effetti di stato, abilità riparazione e salute abilità. Quindi avremo tutti e sei i bonus attivi in un solo attributo. Zaino è Impress International. Ancora con forze combinate. Dove sparare un nemico fa aumentare i danni totali del 25% per 3 secondi, quindi è un, un, un talento. Il più utile che ci sia uh, per uh, una build del tattico, anche qui con rapidità abilità e danni e abilità. Guanti della Hana 1 con danni e abilità e rapidità abilità, busto della Hana 1 con ultra pericoloso, sempre con danni e abilità e rapidità abilità. ginocchiere infine, se il terzo pezzo del set dell'Empress International con danni/abilità e rapidità e, e abilità. E la fondina esotica, la forma d'onda che ha un talento davvero particolare, che è uh, la corrente alternata, che genera un surplus di danni, abilità del 3% al secondo, per una delle tue abilità, fino a un massimo di 10%, quindi un massimo del 30%. Una volta raggiunto il massimo, dopo 10 secondi, l'effetto viene trasferito all'altra abilità, quindi noi ciclicamente avremo un 30% di danni in più per ogni abilità, ogni 10 secondi. Quindi davvero una, uh, una fondina davvero utilissima per il set del tattico. Come abilità utilizzo la torretta assaltatrice e il drone aggressore che fanno davvero dei danni altissimi. Come arma da fianco, utilizzo una pistola con sincronizzato. Ultima nota che volevo, volevo aggiungere è che non uso il, il, lo zeno nominale della Ana U con forze perfettamente combinate. Per una mia esigenza di pezzi in quanto non ho trovato l'incastro giusto per sostituire il guanto con, con un guanto dell'Empress International e quindi ho preferito utilizzare lo zaino perché avevo i danni abilità praticamente cappati con ogni pezzo. Bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e niente ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!